Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Non riesco a trovarlo! Forse l'hai lasciato da qualche altra parte! No, sono sicura, è qui! Deve essere qui! Sei sicura, però io... Ci sono così tante meraviglie nel mare! Ehi! Wow, wow! Non si sporca la spiaggia! Eh? Che cos'è? Vediamo... Oh, povera stella marina! Non preoccuparti, adesso ti libero! Ma dove è andata? Che fine ha fatto? Oh no! Ma non puoi stare lassù, devi tornare immediatamente in acqua! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature, insieme vivremo mille avventure! Bimbe, bimbe, siamo le bimbe! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love it, pets! Stella e la stella. Meditazione. Ciao, scusa se ti disturbo. Io mi chiamo Stella, piacere. Ciao Stella, io sono Nila. Come posso aiutarti? Ecco, in realtà ho una stella marina tra i capelli che non riesco a togliere. Potresti darmi una zampa? Sei molto agitata e la prima cosa da fare è rilassarsi. Inspira. Espira. Sembri una molto spirituale, ma anche vanitosa, perché vedo che mediti su una bella acconciatura. Wow! Tu hai dei poteri? Come fai a saperlo? Mi hai appena vista. Non sono poteri, ma intuizione. Wow, cool! Devo presentarti assolutamente alle mie amiche. Vedrai che ti adoreranno. Ciao, amiche! Ho appena incontrato Stella, che ha bisogno di aiuto per liberare una stella! Una cane influencer di Pawtuck? Forse una famosissima skater? Una stella del cinema? No, una stella marina! Eh? Stella marina? Che cosa? Venite in spiaggia che vi spiego! Il mio oroscopo dice che in questa giornata incontrerò una stella! Sarà una stella del cinema o una famosissima pop star? L'elastico di Fabia! Chiara! Un po' di nausea! Che cosa stai facendo, Nila? Sto bagnando la stella, così non si asciuga e non sta male! Sì, ho scritto a Taylor e mi ha detto che sta surfando in Australia. Ciao a tutte! Lei è Stella e sa predire quello che pensate e come siete, provate! Lei sa già tutto! Ma io non... Sul serio, a che cosa sto pensando? Stai pensando alla tua amica Taylor che vincerà tanti trofei surfando! È vero! Wow! Prova con me! Dai, indovina! No... Ha qualcosa di dolce, un cupcake. Tu hai i poteri. Se li avessi, avrei predetto che mi si sarebbe incastrata una stella marina tra i capelli, non credi? Ehi! Scusate. Credi veramente che funzionerà? Certo che sì, vedrai. Impossibile, non verrà mai via. Dovrò tenermi questa stella marina in testa per sempre. Stella, mi è venuta un'idea. Gli unici che possono salvarti sono Fabio e Fabia. Ma sei bellissimo, zio. Ti ringrazio. Sai, il mio oroscopo dice che oggi incontrerò un'altra stella. Fantastico. Allora dovrò prepararmi anche io. A proposito, hai visto il mio elastico per capelli? Non riesco più a trovarlo. L'elastico per capelli? No, io non l'ho visto. Ma dove sarà finito? Ci siamo! Non preoccuparti, è divertentissimo! Evviva! Wow, Fabio, sei stilosissimo! Che cosa ti sei fatto? Un'acconciatura veramente perfetta, perché se non lo sapete, oggi incontrerò una stella! Stai benissimo! Io vorrei provare un look raccolto, ma non trovo il mio elastico! Ciao, amiche! Ciao, Chiara! Beh, sono sicura che Stella sa dov'è! Io? Tu sai dove è finito il mio elastico per capelli? Ecco... Dovresti guardare dove Chiara tiene tutti i suoi giochi! Sai che non ci avevo pensato! Fabia, magari si sbaglia! Sono sicura che si sbaglia! Ecco fatto! È un look raccolto perfetto! E perché sei così triste, Stella? Beh,
Ero in spiaggia ed era un giorno fantastico. Poi, mentre raccoglievo un po' di spazzatura che qualcuno ha lasciato lì, ad un tratto è apparsa la stella. La stella? Dove? Dove? Sta parlando di una stella marina. Ah, si esibisce al mare, in spiaggia. Che capelli avrà mai? Le servirà un prodotto speciale per la sabbia. No, non hai capito niente. Una stella marina le si è incastrata nei capelli. Cosa? Oh, quindi sarebbe quella la stella del mio oroscopo. Su, non disperare. Noi adesso la libereremo. Così potrà tornare nel mare. Sì! Missione salva la stella marina. Per toglierla proverò a usare questo balsamo alle alghe. Mermaid Style! Vi ringrazio, amici. Non solo avete salvato i miei capelli e la stella marina, ma mi avete fatto un'acconciatura stupenda! Adoro questo nuovo look! E scusa, Chiara, non volevo metterti nei guai. Non preoccuparti, era solo un elastico. Dai, riportiamo la stella marina al mare! Sì! Dato che non hai più il mio elastico per capelli, ho una sorpresa per te. Sì! Ecco. Chiara? L'elastico? Ah, io lo so dov'è finito! Ce l'ha lei, Chiara! Stai tranquillo, non ti preoccupare più. A proposito, ben fatto, zio. Non hai incontrato una stella, ma ne hai salvata una. È vero, io sono un eroe! La piccola stella marina era molto contenta di tornare in acqua. Ma con questa spazzatura altre stelle marine potrebbero rimanere incastrate. Già, diamo una pulita prima che accada qualcosa di brutto. Non l'abbiamo ancora trovato. Aspetta un attimo, forse l'ho dimenticata a casa. Davvero, Lily? Guarda che disastro abbiamo combinato, che vergogna. Oh, mi è venuta un'idea, andiamo a pulire anche noi. Sì, ciao Vipets. Siete qui per sporcare di nuovo la spiaggia? Scusaci, stavamo cercando una cosa, ma alla fine abbiamo capito che Lily l'aveva lasciata a casa. Poi vi abbiamo viste pulire e vogliamo aiutarvi. Voi siete un esempio. Sì, ci dispiace, ci potete perdonare? Certo. Ragazze, sapete che anch'io so prevedere le cose. Sembra proprio che ci sarà un nuovo membro nelle Vipette. Yeah! Bella! Buongiorno Glam City! Quest'anno una nuova città ospiterà il più grande talent show del mondo! E indovinate, sì, Glam City! Pronti a mostrare i vostri talenti ai giudici più famosi del mondo? Il talent show Glam City! JB, Savannah, Samira e Kelly Jerry! Devo dirlo alle mie amiche, impazziranno! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Siamo le Vipette! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta, paura, inizia l'avventura! I love it, Pets! Luci, motore e Bollywood! Meraviglioso! Queste extension sono un'invenzione fantastica! Colore fantastico, peso perfetto, livello resistenza 10! Già! Potrebbero mantenere il peso di un elefante senza staccarsi! Proviamole immediatamente sul prossimo cliente e diventeremo famosi! O meglio, ancora più famosi! Forse dovresti leggere le istruzioni prima? Le istruzioni sono sopravvalutate! Beh, sicuramente non ho la tua esperienza, ma... Cara nipote, ora ti spiego. Pensa all'extension. Sì, l'extension. Prendile. Ma lì c'è scritto che sono molto delicate. Siamo dei geni e le istruzioni non ci servono. Hai lavandini, svelta? Aia! Il talent show a Glam City. Savannah e Samira a Glam City. E Kelly, Cherry e JB. Sì, è la nostra opportunità per mostrare cosa sappiamo fare. Che ne dite di meditare ascoltando il suono delle onde? Giusto! La spiaggia è il posto perfetto per allenarci! Andiamo a provare! Come sta andando, ragazzi? Io sono inarrestabile, postare foto, commentarle, fare delle stories. Sono concentratissima, sarà un murales fantastico, vi piacerà. Tranquillità e concentrazione. Ok, fammi pensare. Playlist del talent show pronta! E vai! Sì! Che musica è? Wow, fantastico! Quella cagnolina è fortissima! Dobbiamo parlare con lei! Andiamo!
Alla tua destra? No, sinistra. No, aspetta, tira, aspetta. Oh, extension, super resistenti. E super delicate, muovendole così si sono già arruffate. Fabia, ascolta l'esperto. Concentrati. Sei pronta? Gira. Ok, salta. Quello che fai è così cool! E quella musica? Che cos'è? Come ti chiami? Tu devi partecipare al talent show, permettimelo e ti renderò famosa in un istante! Ciao! Io sono Maya e devo andare, è stato un piacere! Ma perché è scappata? Forse eravamo troppo entusiaste e lei si è spaventata! A proposito, che tipo di ballo era? Maya balla come nei film di Bollywood! A volte ci sono centinaia di persone che ballano assieme! La musica è indiana, l'adoro! Ma perché se n'è andata? Forse eravamo così contente di conoscerla che l'abbiamo spaventata! Beh, allora in questo caso dobbiamo trovare Maya e scusarci! Dividiamoci! Maya è incredibile! Vederla ballare è qualcosa di magico! Oh, ciao Maya! Ciao! Arrivederci! Maya! Maya! Aspetta! Un selfie perfetto! Oh, la mia testa! Scusami! Oh, sei tu! Sì, ma non posso! Maya, aspetta! Ciao, Gigi! Gigi, Stella! Maya! Sono stanchissima! Maya! Oh! La musica su quei balli è bella! Con un po' di arrangiamento e dei buoni beat potresti vincere il talent show! E io... Ah, finalmente! Ti stavamo cercando! Ti piace come balli? Potremmo parlare un momento con te! Ma voi non mollate mai, eh? Se avessimo fatto come dicevo io, non saremmo arrivati a questo punto! No! Non è vero! Devi leggere le istruzioni, sempre! Siamo a questo punto per colpa tua! Ora, guarda, non possiamo nemmeno muoverci e siamo... Sio? Scusami! Dai, sul serio! Io non volevo... No, hai completamente ragione! Io dovevo leggere le istruzioni! Le lacrime sciolgono la colla! Finalmente una buona notizia! Ti voglio tanto bene! Scusa se ti ho urlato contro! Scusaci tanto, Maya, forse siamo state insistenti e anche un po' prepotenti. Tu balli così bene. Io... Dovresti partecipare al talent show. Amiche, ora calmatevi. Ecco, io non posso partecipare al talent show. Ma perché? Dovete scusarmi, ma non sono brava come pensate. Stai scherzando? Tu balli benissimo. Guarda il video che abbiamo registrato in spiaggia senza che tu lo sapessi. Ma non riuscite a capire? Non riesco a ballare quando qualcuno mi guarda. Non riesco proprio a muovermi. Dobbiamo fare qualcosa. Ma come la possiamo aiutare? Deve essere più sicura di sé. Il problema è che si innervosisce quando mentre balla ci sono persone attorno, giusto? Aspettate, mi è venuta un'idea. Per cominciare... Dai, facciamolo! Di qua! Sorpresa! Ma cos'è tutto questo? È il tuo pubblico! Così puoi fare pratica! Noi l'abbiamo fatto per te! Ti piace, Maya? Grazie, lo adoro! Andiamo, facciamolo! E c'è anche un'altra sorpresa, Maya! Come un'altra? Già! Le tue amiche ci hanno detto quanto sei speciale. Sul serio? Ma certo! E ci hanno anche domandato di farti un'acconciatura da vera superstar. Così ti faremo il nostro super look glitter twist. Sei pronta? Cominciamo! Buongiorno Glam City! Questa nuova edizione del talent show sarà una delle migliori in assoluto grazie all'altissimo livello dei partecipanti! Maya, sei pronta a far parte dello show? Sì! Essere te stessa e ballare sulla tua musica è la cosa migliore al mondo! A parte le mie nuove amiche, ovvio! Andiamo, Pippets! Siamo tutte pronte a brillare al talent show? Sì! Quest'oggi parleremo di Alexia, la nuova concorrente del talent show che parteciperà per mostrare la sua abilità nella street art, anche grazie...
grazie all'incoraggiamento delle tue inseparabili amiche. Alexia è la migliore! Alexia è la migliore! Bene, grazie! Mi hanno appena informata che abbiamo un collegamento in esclusiva con Alexia. Dimmi, Alexia, sei felice di partecipare al talent show dopo aver dato alla tua città così tanta gioia e colore? Ok, queste sono parole molto sagge. Ciao! A voi, studio! Ciao! Siamo cagnoline molto cool, amiamo le acconciature, insieme vivremo mille avventure! Stiamo insieme, noi non ci fermiamo. Lotta paura, inizia l'avventura. I love it, Pets! La regina della street art. Alexia, sei nervosa? Sarai la prima tra noi a partecipare al talent show. Nervosa? Non è così difficile. Ricorda di salutare e di chiedere a JD una foto. È così cuccioloso. Ehi, stai attento. Fidati di me, i tuoi capelli saranno super cool col nuovo look street art. Vedrai che sarai fantastica come Madame Lala. Oh, ma che disastro! Amica mia, ecco, io devo dirti qualcosa che tutti quanti mi hanno consigliato di non dirti. Beh, allora non dirmela. Va bene, come vuoi, invece te la dico. Ieri notte ho fatto un sogno stranissimo e c'eri anche tu. Stavi felicemente dipingendo quando è apparsa una nuvola scura all'improvviso. Stella, ti avevamo detto di non dirle nulla. Perché vuoi spaventarla? Non preoccuparti, io non mi spavento. Faccio street art sin da quando ero una cucciola. Non c'è nulla che mi fermi. Ben detto! Urrà, Alexia! Evviva! Grazie per la fiducia! Speriamo che non accada nulla di male. Buongiorno, Glam City! Benvenuti al talent show più famoso al mondo, dove si decide che cos'è più trendy a Glam City! Guardate il palco, è fantastico, non è vero? Ma non ci dimentichiamo dei nostri famosissimi giudici, i cani più cool del mondo! JD, l'idolo delle teenager! Ciao a tutti quanti! Come vi butta? Siete pronti per lo show? Kelly Cherry, la più cool e divertente diva del momento! Follower, io vi adoro! Baci! E ovviamente Savannah, così passionale e tosta! Non fatela arrabbiare! Vi ringrazio, vi ringrazio! E ultima, ma non meno importante, Samira, la supernova latina! Nessun cane muove il bacino come lei! Il ritmo non mente mai! Adesso, signore e signori, diamo un caloroso benvenuto alla nostra Alexia, la regina della street art! Ciao, ciao, grazie! Ho fatto un sogno stranissimo. Stavi felicemente dipingendo quando è apparsa una nuvola scura all'improvviso. Tempo scaduto! Credo che Alexia abbia lasciato lo spray arcobaleno a casa. Ma vediamo che cosa hanno da dire i giudici! Io non saprei. In realtà pensavo che lo stile di Alexia fosse diverso. In effetti è un po' dark. Io penso di poter scorgere un po' di luce in tutta quell'oscurità. Già, ed è cool! Sono d'accordo con te, Savannah. Vorrei poter vedere lo stile autentico dell'artista. Per me passi il turno. Siete d'accordo? Ma certo, per me è così grande! Sei stata brava, Alexia! Sei arrivata in finale! Sì, ma ero molto nervosa. Vedevo nuvole nere ovunque. Oh, povera cagnolina! Vedi, Stella, non dovevi raccontarle nulla dei tuoi sogni. Ma ho solo... Dovresti smettere di essere così superstiziosa. Giusto, Alexia! Il tuo talento è l'unica cosa che conti. Sei una big pets! Oh, cielo, sta piovendo a catinelle! Forse era di questo che parlava il sogno di Stella? Beh, probabile! State tranquille, ragazze, la cosa importante è che Alexia sia in finale. Proviamo un'acconciatura da sballo per ispirarla. Qualcosa di colorato per riportare indietro il suo stile acceso e vivace, che ne dite? Sì! Beh, se lo dici tu... Eh? Che è successo qui? È tutto un caos, ma... coloratissimo! Oh! Mi è venuta un'idea! Fidatevi! Street Art Style! Alexia, mi dispiace.
dispiace. Non volevo che quella tempesta ti sconvolgesse e ti rovinasse l'opera. Non ti devi scusare di nulla. Sono confusa. A essere onesta, nessuno dei miei sogni si è mai tramutato in realtà. Penso di essere intuitiva, ma non credo proprio di saper predire il futuro. Stella, tu non capisci, ma il tuo vero potere è essere una così buona amica. Anche se a volte ti sbagli, cerchi sempre di aiutare. Non serve la magia per essere amiche. Siamo le VIPets! Alexia, grazie mille, anche tu sei una buona amica. Sempre insieme. Sono così felice di essere una VIPet. E ora siamo pronti per l'ultimo round. Ecco a voi la nostra artista della street art, Alexia. Tributo all'amicizia, che è la vera magia. Incredibile! Che cool! Bene, ecco il vero stile di Alexia. Lo adoro. Congratulazioni, Alexia. Sei sempre stata un'artista, ma adesso sei una superstar. Ragazze, festeggiamo questo momento speciale con questa torta. L'ho fatta apposta per te. Guarda un po', una nuvola nera, la adoro. Ehi, attento, domani ho una lezione di yoga. Ora proverò un look bello tanto quanto le opere di Alexia. Il look color boost è unico, zio. Ora lo vedrete. No, io non voglio. Oh, lasciami stare. Non mi parlare adesso, non vedi? Sono ispirato. Wow, credo lo terrò per sempre. Aspetta, zio, ma quello è il look color boost. Il mio color boost, mi hai rubato l'idea. No, non l'ho fatto. Meglio, forse solo un... ecco, un pochino. Ok, l'ho fatto. Beh, in realtà penso che starebbe bene anche a noi. I love it best. Avvitamento. E poi il salto mortale all'indietro. Oh! Che cos'è? Il talent show. Potrebbe essere un'opportunità per tornare alle competizioni di pattinaggio. Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Siamo le VIPets! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love VIPets! Talento sul ghiaccio! Vediamo, concentrati, ghiaccio! Cosa c'entra il ghiaccio? Ci stavo pensando perché sarebbe davvero fantastico poter creare una conciatura ispirata al ghiaccio! Mi viene freddo solo a pensarci! A ogni modo, dobbiamo andare al talent show! Non arrivare tardi, ok? Ghiaccio secco o bagnato? E ora, la nostra presentatrice preferita, Wanda! Ciao e un caloroso benvenuto ai cagnolini di Glam City! Siete pronti per le performance di oggi? Che temperatura! Per fortuna ho il mio tè caldo! Oh, ma stai tremando! Ne vuoi un po'? No, non è quello! Ah, sei una concorrente, ecco perché tremi! Sei nervosa! Io sono Fabia! E tu chi sei? Sono Bianca e parteciperò a questa competizione nella categoria di pattinaggio sul ghiaccio e sì, sono molto nervosa! Non preoccuparti, andrà sicuramente bene! Purtroppo è un po' più complicato di così! Una volta ero una pattinatrice, ma poi è successo qualcosa! Che cosa? Mi stavo allenando molto duramente per le Olimpiadi canine e per impressionare i giudici ho provato una delle figure più pericolose del pattinaggio, il salto mortale all'indietro! Non avevo lo slancio giusto e nemmeno la velocità. Così, addio il pattinaggio. Quindi, sul serio, da quel giorno non hai mai più pattinato? Non a livello agonistico, ma lo adoro. È la mia passione e quando l'altro giorno ho visto il poster del talent show, ho deciso che fosse il momento di tornare in pista. Bene, rompiamo il ghiaccio col primo concorrente. Oh, ci siamo. Ora tocca a te. Farò il tifo per te dagli spalti. Avanti! Non vi farò aspettare ancora! Accogliamo Bianca! Ecco, sembra che a Bianca serva ancora qualche minuto! Non si sarà congelata? Andiamo, Bianca, ti stiamo aspettando! Ecco che ci siamo! Diamo il nostro caloroso benvenuto a Bianca! Quindi, dove trovo un po' di ghiaccio adesso?
Oh, videochiamata! Ciao, Chiara mi ha dato il tuo numero, sono sua cugina. Ah, sei tu, Shara, mi hanno parlato molto di te. Verrò a trovarti presto, ma adesso dovrei chiederti alcune cose. Certo, sono a tua disposizione. Ho fatto una lista così non dimentico nulla. Oh, mamma mia! Ha molto stile e inoltre mi ricorda qualcuno. Io non l'ho mai vista prima d'ora, sono certa che mi sarei ricordata di figure così eleganti. Fallirò esattamente come l'ultima volta e mi prenderanno in giro o addirittura peggio. Potrei farmi del male, è meglio smettere. Farò finta di cadere e basta così. Fa molto male! Bianca! È qualcosa di serio? No, per niente. Sei sicura? Sì, e credo la dovreste guardare nel suo gran finale. No, non dire così. Io non voglio che... Abbiamo deciso che tu devi assolutamente andare in finale. Non riesco a ricordarmi dove l'abbia vista. In TV? Al supermercato? E così potrò finalmente usare il mio gel ultracongelante Permafrost 2000. Quello che manca è il tocco magico del palco. Il ghiaccio della pista di pattinaggio è il migliore al mondo. Me ne basterà un solo piccolo cucchiaio. I miei capelli! E adesso... pesano troppo! Se ti fai paralizzare dalle tue paure, finirai per lasciare tutto ciò che ti piace. Ed è un peccato, perché se pattinare è il tuo sogno, non devi smettere di farlo. Ehi, ho capito chi sei! Sei Bianca, la pattinatrice! Da piccola seguivo la tua carriera. Sono contenta che tu sia tornata a gareggiare. Ti ringrazio, ma non mi sento molto sicura, perché ho paura di farmi di nuovo male. Mi è venuta un'idea, fidati! Mi sono fatta questa acconciatura cool. Il rosa è perfetto per te. Andiamo, Bianca, ti farò un look color boost che amerai alla follia. Ice Skater Style. Wow, è fantastico, ma... Ma cosa? Non avere paura, se continui a chiederti che cosa possa accadere, non farai mai nulla. Sei fantastica, hai amiche che ti supportano e ricorda la cosa più importante. Perché hai iniziato a pattinare? Perché sono felice quando lo faccio. Ecco la risposta. Oh, il telefono. Ciao, Shara. Ciao, Fabio. Volevo ringraziarti per i tuoi consigli. Tra pochi giorni arriverò a Glam City. Ma che cosa hai fatto ai capelli? Ecco, ho fatto un po' di confusione con il gel. Anche a me è successa una cosa simile in Alaska. Sai che cosa puoi usare per rompere il ghiaccio? Un rompighiaccio! Ciao, Fabio! Un rompighiaccio? Vediamo dove ne posso trovare uno. Grazie per il consiglio, ci proverò! Bianca! 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 Sì! Bene! E vai! Andiamo, Bianca! Ce la puoi fare! Che stile! Ragazza, tu ce l'hai! Cosa? Talento! Tu sei una delle vincitrici! Qualcuno mi potrebbe aiutare! Oh! Si è rotto! Finalmente! Ho messo a posto i miei capelli! Ma cosa più importante, Bianca, ce l'hai fatta! Zio, credo che Bianca debba usare il tuo gel per fare pratica. Potrebbe farci una pista di pattinaggio. I love it best! Benvenuti allo speciale di Halloween del nostro talent show! Diamo il benvenuto a Nila e alla sua esibizione di yoga! Ciao! Grazie! Ordinariamente rilassante! Misterioso ma pacifico! Da pelle d'oca! Vi ringrazio! E vai! Congratulazioni! È
È fantastico, sei riuscita ad arrivare in finale. Namaste, ragazze. Ragazza, sei stata grande. Io credo che sverrò. Sembra che tu abbia visto un fantasma, Nila. Andiamo, ragazze, facciamole un po' di aria. Ma l'avete visto? JB mi ha appena fatto l'occhiolino! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Bippe, siamo le bippe! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love bippe! La cotta di Nila. La miglior musica per Halloween è il pop! Scaccia tutte le paure! No, non è vero! La musica disco è molto meglio! Andiamo, non ricominciate! Allora senti le farfalle! Cosa? Ho capito cosa sta accadendo! Qui qualcuno si è innamorato di Jamie! Ma no, non è vero! Lo stai dicendo soltanto perché ho tutti i suoi dischi, sono andata a tutti i suoi concerti e ho tutta la casa tappezzata con i suoi poster! Beh, credo anche che sia perché tu sei svenuta quando ti ha fatto l'occhiolino! Buon Halloween! Ma non ha senso! Ecco, forse io... Ok, lo amo tanto! Sarà meglio che tu non svenga anche durante la finale! Tu credi possa accadere? Oh no! Stanotte ci sarà il party di chiusura del talent show e Fabio non è passato a prendere il suo costume. Ma perché non lo chiami allora? Hai idea di quante volte l'abbia fatto? Non risponde mai e ovviamente gli ho mandato un sacco di messaggi ma non risponde neanche a quelli. Magari sta lavorando in un salone per gattine, non può rispondere. Io non lo so, ma una cosa è sicura, riempirò il suo telefono con vampiri e teschi, così mi presterà attenzione. È Halloween! Wanda! Sono stata sempre una cagnolina tranquilla, ma ora sono agitatissima a causa di JB. Non preoccuparti troppo. Ma Vipez, la finale è tra poche ore e dobbiamo trovare un modo per aiutarla. Vediamo, dai, pensiamo. Quando tocca a me io visualizzo sempre i giudici nei modi più stravaganti e questo mi rilassa molto. Ho trovato! Potresti immaginare JB con un naso da clown. O con un cappello divertente. O un cupcake JB. Buona idea. Anzi no, non funziona con me. Gli unici che ci possono aiutare sono Fabio e Fabia. Alla buon'ora, Nila si esibirà stanotte e ha bisogno di un'acconciatura. Nessun problema, sarò lì in 5 minuti, lo prometto. Ciao ragazze, sono qui! Tu avevi detto 5 minuti ed è passata un'ora! Che cosa stavi facendo? Io ero... ero... impegnato a fare alcune cose. Di quali cose parli? Oh, Nila! Mi sembri triste, che cos'è successo? Io amo JB, soltanto un pochino. E quando lo vedo divento così nervosa che svengo. Non aggiungere altro! Quello di cui hai bisogno è un look che aumenti la fiducia in te stessa. Confident Style. Ma ti sei vista? Tu sei venuta al mondo per essere una star! Addirittura più grande di JB. Ma ricorda, le persone famose sono normali come lo siamo tu e io. Nessuno è migliore o peggiore solo per la sua fama. Questo look color boost mi ha ridato fiducia in me stessa. È ora di prepararsi per lo show di stasera. Grazie! Bene, adesso me ne vado perché devo assolutamente finire delle cose. Di nuovo? Stasera c'è la festa con tutti i vincitori. Tranquilla, ci sarò. Tra tutti il costume più spaventoso è la donna pantera. Ah, neanche per idea. Il più terrificante tra i costumi esistenti è quello da dentista, perché i dentisti sono veri. No, per me il costume più pauroso è il vostro. Non mollate mai. Ciao a tutti, benvenuti al miglior talent show del mondo. E adesso diamo un caloroso benvenuto a Nila, la nostra artista yoga. Silenzio, silenzio. Wow, davvero zen! Mi ricorda molto un fiore di loto. Non sembra che possa levitare da un momento all'altro. Wow! Incredibile! Trasmette grande pace e armonia. Hai proprio ragione, mi sento così rilassata ora. L'adoro! Sappiate che ho già fatto la mia scelta. Wow, che posizioni! Una performance imbattibile. Brava, Nila! Sei la vincitrice della categoria. Namaste. Che gran stile, Nila!
Ah, l'avete visto anche voi? Mi ha fatto l'occhiolino, sul serio! Nila è la migliore! Congratulazioni, Nila! Il tuo occhiolino è virale! Eri così rilassata! E che posizioni! Sei elastica come la gomma! Namaste, amiche! Posso avere il tuo autografo? Ti prego, ti prego! Nila e le sue amiche, le VIP pezzi, seguono i loro sogni! Non hanno mai mollato e perciò hanno avuto tantissimo successo nel nostro talent show. Ma cosa più importante, sono rimaste loro stesse bravissime ragazze. Oh! Adesso mi avete spaventata voi. Tu credi che arriverà in orario? Sono sicura di sì. Lo zio non ha mai perso una festa di Halloween. Eh? Ciao a tutti! Ecco a voi la Salone Mobile! Ora che le VIPs sono famose, dovranno partecipare a moltissimi eventi! Quindi perché non andare in tournée insieme? Ma è davvero bellissimo! Lo devo condividere! Adesso ho capito! Ecco perché eri così impegnato, zio! Già! Volevo farvi una sorpresona! Tu sei lo zio migliore del mondo! Ok, ok! Nipotina preferita! Ma non stringermi così forte! Attenta ai capelli! I love it best. Non vedo l'ora di incontrare le mie amiche per raccontare della mia scoperta. Non ci crederanno. Ah, il profumo del mare. Anche se sembra quasi più di cupcake. È ovvio, Juliet. Lady Gigi! Sono così contenta di vederti! Questo cupcake è così buono! Avrei voluto portarne di più, ma si sono bruciati! Com'è andata l'estate? Io ho scoperto che... No, aspetta che arrivino tutte le altre, oppure dovrai raccontare la storia 4 volte! Ah, ciao! Alessio! Come sono andate le tue vacanze? Sono state fantastiche! E le tue, invece? Beh, ecco! Oh. Gwen! Ragazze, che bello vedervi! Mi servite per il mio ballo! Nila non è ancora arrivata! Dove sarà finita? Qui! In realtà sono arrivata per prima, ma ero così immersa nella natura che non mi avete notata! Ciao! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo 1000 avventure! Fitness, siamo le Fitness! Se stiamo insieme, noi non ci fermiamo! Lotta paura, inizia l'avventura! I love it! Le VIPs sono tornate! Bene, ora ci siamo tutte! A parte Taylor, che è in Australia a surfare e diventare una star dello sport! Ma adesso vi volevo raccontare che... Sono stata a una riunione di influencer che è stata... Uff! Davvero? Io ho imparato delle nuove posizioni yoga che vi devo proprio insegnare! Beh, io sono stata a un corso estivo di pittura e ho imparato tantissime tecniche! Wow, che bello! Tu che hai fatto, Juliet? Beh... Io ho una sorpresa! Ho appena scoperto una nuova moda degli umani che potremmo provare anche noi! È una cosa fantastica! No, è al contrario, scusate! Ecco, guardate, vedete come brilla? Questa è senza dubbio la moda del secolo e si chiama glitter! Non vorreste provare? Ma forse... lo so. Glitter è quella roba che luccica, non è vero? Sì, e dicono che vada tanto di moda. Io credo che le cose luccicanti siano più adatte all'inverno. Sì, infatti, per vestirsi da albero di Natale. A proposito di acconciature, perché non andiamo a trovare i nostri parrucchieri preferiti, che ne dite? Sì! Ecco, io continuo a pensare che il glitter sia cool. Prendo la rivista per mostrarla a Fabio e Fabia e vedere che ne pensano. Aspettatemi, arrivo! Dimmi, sei orgoglioso di me? E come potrei non esserlo? Hai ottenuto questo diploma con tanto duro lavoro! Ah, ancora ricordo la prima volta che sei entrata in questo salone e adesso sei una parrucchiera professionista bravissima! Mi sembra come fosse ieri! In realtà era esattamente ieri! Non importa, questo diploma va appeso da qualche parte così che tutti possano vederlo! Fammi pensare... Ehi, abbiamo visite, zio! Amiche! Ciao! Oh, ecco le mie clienti preferite! È davvero bellissimo potervi rivedere! Non respiriamo!
Oh sì, scusate. Dai, raccontatemi delle vostre vacanze. Raccontatemi tutto quanto. Ho fatto la DJ in un festival super. C'erano veramente tantissime persone e ho cantato per tutto il tempo. E quella rivista, Juliet? È stato super super. Parla di tendenze. Ho trovato una cosa che mi piace molto e ho pensato che potesse piacere almeno a voi, perché alle mie amiche non è piaciuta molto. Guarda qua, zio. Su, fammi un po' vedere. Ma questa è... Wow! È incredibile! Super fenomenale! Il glitter è meraviglioso! Sul serio? Lo credi davvero? A me piace tanto! Cosa è meraviglioso? Il glitter! Ma certo che sì! Ci piace il glitter, noi lo abbiamo sempre amato! Ma te l'ho detto prima e tu mi hai risposto che... Sì, il glitter è davvero super cool! Io voglio il glitter! Ma tu avevi detto che sarebbe stato come vestirsi da... Vorreste che provassimo a farvi questo look? Sì! Io per prima! Ok, ok, calmatevi, dopo di me! Ma non era adatto soltanto all'inverno! Aspetta! Qui sta accadendo qualcosa e ora ci spiegate cosa. Ecco, forse è un po' triste per quello che l'abbiamo detto prima sul glitter. Sai, Juliet ci aveva già mostrato il glitter look, ma tutte noi non le abbiamo dato troppo ascolto. Ma perché? Ora sembra piacervi. Beh, perché adesso ce lo ha detto Fabio e lui è il nostro parrucchiere, il migliore del mondo. Sì, ma Juliet è una vostra amica ed è chiaro che l'idea di questo look sia stata sua. Quello che le avete fatto è sbagliato. Hai ragione, le VIPets devono aiutarsi l'un l'altra in ogni momento. Ciao Juliet, che cosa stai facendo? Va tutto bene, te ne sei andata dal salone molto triste, siamo così preoccupati. È solo che sono sicura di non piacere più alle mie amiche. Le tue amiche ti stanno aspettando e sono più tristi di te. Davvero? Sì, credimi, guarda. Che cosa vorreste dire alla vostra amica? Juliet, perdonaci, ti prego. Non sappiamo che cosa avessimo in testa, quello che abbiamo fatto è sbagliato. Juliet, tu sei l'unica che si merita il look glitter, l'hai scoperto tu. E sei venuta a mostrarlo a tutte noi. Tu sei la migliore VIPets. Ci puoi perdonare? Ma certo! Siete le mie migliori amiche! Forza, Juliet! Torna qui, vedrai che brillerai! Proverò il mio nuovo look glitter twist su di te! Glitter Style! Ascolta, non credi anche tu che questo nuovissimo look sia così bello che potremmo, come dire, provarlo? Intendi su di noi? Non è una cattiva idea! Facciamolo! E adesso per finire... Quello è il mio diploma! Zio, tu sei il migliore! Mi sentirei come perso senza di te e tutte le nostre amiche VIPets! Che cosa posso dire di questi nuovi look glitterati? Sono fantasticissimi! Sì, li adoro! Wow, ma quello che cos'è? Quello è sicuramente glitter, lo adoro! Guarda come luce, che è così brillante! Oh, un veterinario sta per svenire! Quante scene per nulla! Deve sempre esagerare!